La pietra parcellara.
Che poi il nome da cosa derivi non lo so. Adesso lo vado a cercare. Ma cosa vai a fare? Ci vado su, è una pietra. Te l'avevo già detto. Sì, te ricordi? Sì. Che però è solo pietra. C'è un albero. Tutta pietra. Ce n'è uno. Vivo. Ma che sai che la fa? Dio. Pure? Gli extraterrestri. Oppure, boh, non lo so, comunque è stranissima, cioè, te la becchi lì, è presente come la pietra bismattola, che dici, ma che cazzo l'ha fatta, la pietra bismattola, è in provincia di Reggio Emilia, mi sembra che sia. Non lo so, bella la pietra. Buona questa. Questa è buona. E poi, lo stesso giorno, cioè domani andiamo... cioè saliamo la pietra, c'è tutto il sentiero segnato, sali su, poi c'è su una sorpresa, tra l'altro, che mai dirò a nessuno finché non ci sale, c'è su una sorpresina, poi la ridiscendi e andiamo alla pietra Perduca, dove ci sono i tritoni. Cazzo, quante pietre fai domani? Ma è vicino, la pietra Perduca e la pietra Parcellare sono vicine, e sopra ci sono i tritoni. Sai cosa sono i tritoni? Non ti spero che quelli che... Oltretutto. Cosa sono i tritoni? Non era quello con la punta. Sono lì. Non era quello con la punta. Che ti inforcava il tritone. Non credo. Comunque i tritoni sono degli anfibi. Una cosa così saranno. Io ne ho visto uno. La salamandra. La salamandra è un anfibio, però i tritoni sono i tritoni, non sono salamandre. E vivono in queste, lì sopra questa pietra, dove c'è incastonato tra l'altro l'oratorio, una chiesetta oratorio, eccetera, eccetera, ci sono sopra due pozze fatte artificialmente con dentro l'acqua che non si capisce. Dove venga fuori. L'acqua, se è quella piovana che rimane lì, oppure c'è qualcuno col bagnolo che va lì a riempire, perché lì c'è sempre l'acqua in una delle pozze. E ci vivono i tritoni. Tabacco nero, secondo me, è Domino.